Prego. Va bene, io vi saluto come ogni volta, saluto tutti voi, saluto tutte le sedi, in particolare Milano. Come? Sì. Sì, sì. Siamo già online. Allora, ripeto, saluto Don Carlo, tutta Milano e tutte le sedi che ci stanno seguendo. Ho già fatto una breve introduzione a Don Sandro, meno male perché lui è più afferrato di me in materie tecnologiche. Questa sera è il quarto incontro per i giovani. Abbiamo fatto una serie, un ciclo di incontri che vertono soprattutto sulla famiglia. E questa sera diciamo che l'incontro conclusivo su questa tematica. Abbiamo parlato del fidanzamento, del matrimonio, della famiglia come luogo naturale degli affetti, e questa sera invece l'incontro verte sul tema separazione e divorzio. Ora Monsignor Costantino farà una breve introduzione a questa tematica e dopo ci sarà spazio per le nostre domande che, come ha detto Don Sandro, si faranno qui. Va bene? Facciamo una preghiera semplice nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Regina della pace, Madre della Redenzione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nelle indicazioni che vi ho inviato come preparazione per questa sera, c'era anche un passo del profeta Malachia che vi leggo e dal quale iniziamo il nostro cammino. Non fece il Signore un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere se non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio di Israele, e chi copre di iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. Custodite dunque la vostra vita e non vogliate agire con perfidia. Voi sapete che all'inizio, quando il Signore creò l'uomo e la donna, li creò maschio e femmina. E poi nel libro della Genesi è scritto: per questo l'uomo e la donna lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e al suo uomo e saranno una carne sola. Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Se voi leggete il Vangelo di Matteo o di Luca, anche Marco riporta l'episodio, domandano a Cristo: perché Mosè ha permesso la legge del divorzio, la legge del ripudio? E Cristo risponde: per la durezza del vostro cuore. Ma all'inizio non fu così. Ora voi sapete
Ed è questo il punto centrale della nostra fede cristiana, che Cristo Gesù è venuto per dare a noi lo Spirito Santo. E lo Spirito del Signore crea in noi quel cuore nuovo che permette di poter amare sempre, anche un amore di croce. Voi sapete che tante famiglie sono poste in atto, sono conservate in vita da questo amore sacrificale, o dell'uomo o della donna. Ed è questo amore sul quale solamente si può reggere la nostra società, perché senza questo amore tutto si perde, tutto si distrugge e tutto si annulla. Quando San Paolo parlava del matrimonio, quindi dell'unità, dell'amore, poneva sempre l'immagine di Cristo e della Chiesa. Ora vedete, Cristo non amò la Chiesa, non amò noi. Cristo ama la Chiesa sempre, Cristo ama noi sempre. E qual è la forza di Cristo? Il perdono. Il perdono è la forza che ti fa iniziare sempre da capo. E noi tutto possiamo fondare sul perdono di Cristo Gesù, e a imitazione di Cristo Gesù anche noi dobbiamo fondare tutto su questo perdono amante che dona vita e che risuscita l'altro sempre. Ecco perché il tema che noi affronteremo questa sera è molto importante, perché dobbiamo noi scoprire l'essenza del nostro essere cristiani, a partire dalla quale poi noi valuteremo anche il divorzio, la separazione e altre cose. Adesso, poiché so che avete tante domande da fare, ognuno si avvicini al microfono e dica e parli ed esprime i suoi dubbi. Prego. Monsignore, leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica, vi era scritto che come offesa alla dignità del matrimonio vi è l'adulterio, l'incesto, la libera unione e anche il divorzio. C'era anche scritto che il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Bene, dico, dal punto di vista di chi non crede, di chi non ha fede, cosa si intende per legge naturale? Perché noi, essendo credenti, abbiamo anche una morale, una legge naturale, però non è, questa cosa è oggettiva. Perché appunto chi non crede non ha una legge naturale, eppure magari va a sposarsi in chiesa, divorziando poi. Allora, diciamo, cos'è la legge naturale? Vedi, la legge naturale è il tuo stesso essere, come ti ha fatto Dio. Non è che Dio ha fatto i cristiani. Dio non ha fatto i cristiani, Dio ha fatto l'uomo, ha fatto la donna, l'ha fatto in unità, l'ha fatto famiglia. Dio non ha creato l'uomo, ha creato la famiglia, perché la prima pagina della Genesi, dove è narrata la creazione dell'universo, lì, quando arriva l'uomo, non crea singoli individui. E se voi leggete, voi troverete che quando crea tutto il resto, dice siano gli animali, e siano gli uccelli, e siano le piante, e siano... Ognuno è creato nella sua individualità. Quando arriva l'uomo, ecco la legge naturale. Come ha creato Dio l'uomo?
l'ha creato maschio, l'ha creato femmina, l'ha creato uomo, le ha creato donna, per essere una cosa sola. Perché da questo unico essere nasce il governo del mondo, il governo della terra. Non è affidato all'uomo o alla donna il governo della terra, è affidato a quest'unico essere. Crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo. Sviluppate il mio creato. Questa è la creazione dell'uomo, questa è la legge naturale, come Dio ti ha fatto. Ora, questa legge è distrutta nel cuore dell'uomo? No. Questa legge si può annunciare? Sì. Questa legge la dobbiamo abolire? No. Perché la legge della vita. E la legge della vita non si può abolire, perché se la aboliamo, moriamo. Ecco perché noi dobbiamo partire dalla nostra natura, che non viene dal caso né da altre cose, viene da questo Dio onnipotente che ha voluto così il nostro essere. E nella costituzione dell'uomo e della donna c'è l'unità. Anzi, e se voi siete stati attenti a quanto io ho scritto, ho letto sul profeta Malachia, Malachia parla di un unico soffio vitale, un unico respiro. E questo non è per i giudei, è per l'uomo. È l'uomo che è fatto così. Ed è l'uomo che deve credere e deve realizzarsi così. Però poi c'è la durezza del cuore, c'è il peccato, che turbano questa verità. Però approfondiamo altri momenti. Prego. Monsignore, la mia domanda nasce da una storia di cui ho letto qualche tempo fa, una storia abbastanza inquietante, la storia di un divorzio del divorzio di una donna che è stata abbandonata, è stata costretta, indotta a firmare, a concedere il divorzio al proprio marito attraverso violenze psicologiche e persecuzioni. Ora mi chiedo, agli occhi di Dio, questa donna sta contravvenendo alla legge morale nel momento in cui ha accettato, ha subito una sentenza pronunciata dall'autorità civile preposta, è andata contro il progetto di Dio? E mi chiedo, nello specifico, c'è differenza tra una persona che vuole rimanere fedele al sacramento del matrimonio e una persona che invece volutamente vuole distruggerlo, cerca di distruggerlo? Tutto ciò che ti è imposto non dipende dalla tua volontà e quindi non c'è responsabilità, perché dove c'è violenza, anche psicologica, tu sai che non c'è libertà della persona umana e i suoi atti non sono imputabili mai. Questo è per morale universale o morale fondamentale. L'atto della persona deve essere libero, deve essere cosciente, deve essere sapiente, deve essere voluto. Quindi da questo punto di vista non c'è possibilità di incolparla. Però tu devi sapere una cosa molto, molto seria, che la separazione per motivi gravi è stata sempre possibile nella Chiesa, la separazione. Ciò che non è possibile invece è il risposarsi.
perché la separazione, anche se fatta per motivi gravi, gravissimi, non annulla il matrimonio, perché il matrimonio non si annulla mai una volta che è valido. Tant'è vero che noi sbagliamo nel dire che il tribunale ecclesiastico annulla il matrimonio. Non lo annulla, dichiara che mai è esistito un matrimonio. E questo è differente. Annullare una cosa che esiste e dichiarare che non è mai esistita una cosa, voi capite che è molto differente. Ne convieni? Quindi tutto ciò che tu fai per costrizione non è atto umano. Tu sai che nella morale noi distinguiamo l'atto umano dall'atto dell'uomo. Allora, l'atto dell'uomo è tutto ciò che un uomo fa. L'atto umano necessita di volontà, di scienza, di coscienza, di libertà. Per cui dove mancano queste quattro condizioni, in questo caso non abbiamo noi una responsabilità. Prego. Io volevo capire a che livello si pone l'unione che si raggiunge nel matrimonio, se a livello del corpo, dell'animo, dello spirito, perché con la morte si separa questa unione? Vedi, quando noi siamo in vita, l'unione del corpo deve essere dell'anima, deve essere dello spirito. Tu devi fare una cosa sola. Questa però deve essere per noi una progettualità sempre da attuare, perché tu non arrivi mai alla perfezione di un'unione, perché le nostre unioni sono sempre imperfette. Allora noi dobbiamo crescere, e per crescere ti deve servire della grazia di Cristo, che ti dona questo coraggio di realizzare questa unità profonda. Nel momento della morte, poiché il matrimonio è per la presente condizione di vita, nel momento della morte cosa avviene? Hai tu la libertà, se rimani tu o rimane l'altro, di poter fare un'altra unione, sempre a motivo della condizione storica dell'uomo che è corpo. Però viene distrutta l'unione di prima, cioè l'amore, la bontà, la misericordia, il perdono, l'affetto, viene distrutto? No, rimane, anche se tu hai la possibilità di poter formare un'altra famiglia, però proprio a causa di questa condizione storica nella quale tu vivi, perché l'uomo è corpo. E il corpo può nuovamente formare una seconda famiglia. Però, ripeto, ciò che tu hai costruito non viene meno. Non si vanifica. Tant'è vero che poi, nell'altra vita, tu riconoscerai sempre l'altro come il compagno con il quale tu hai vissuto. E non si entra in gelosia. Mi comprendi? L'amore poi lì sarà sublime, sarà perfetto, sarà però un amore spirituale senza il corpo, perché saremo come gli angeli di Dio e quindi rientriamo in un'altra dimensione poi dello spirito. Prego. Padre Costantino, nel matrimonio c'è un'unione fisica e spirituale, no? Sul Catechismo della Chiesa Cattolica ho letto che gli atti con cui gli sposi si uniscono vengono chiamati casta intimità.
è che devono essere onorevoli e degni. Che cosa significa questo? Significa praticamente che l'atto coniugale deve rimanere nell'ambito di quella che è la natura. Non può andare oltre la natura. Questo significa lodevoli, degni, casti. Perché questo? Perché la donna non è un oggetto, non è una cosa. La donna e l'uomo portano scritti dentro di sé l'immagine di Dio. E anche nell'atto più profondo di unione, che è l'atto coniugale, devono manifestare questa loro essenza di immagine di Dio. Per cui il corpo non può prendere il sopravvento su quella che è la verità dell'uomo. E quindi bisogna che venga rispettato, perché anche il corpo necessita di verità. E la verità da dove viene? Viene che la donna è immagine di Dio, l'uomo è immagine di Dio, e quindi praticamente il Signore ha messo anche un limite a quello che potrebbe essere il desiderio, la concupiscenza. Anche il peccato ha un limite, per cui la donna e l'uomo vanno rispettati. E tu sai che oggi uno dei problemi più gravi che esiste nel matrimonio è proprio la schiavitù di lui o di lei. Molte volte di lei e non di lui. E questo non va bene, perché noi dobbiamo fare ogni cosa rispettando quella che è la natura stessa dell'uomo. E ritorniamo alla prima domanda. La natura non è una sopravveste. La natura porta l'immagine di Dio. La donna non è una cosa. La donna è una persona. Ha una dignità, ha una sensibilità, ha uno spirito, ha un cuore. E questo spirito, questo cuore, bisogna rispettarlo. Il rispetto, vedi, è qualcosa di così profondo che noi ancora non lo conosciamo. Il rispetto è vedere il corpo nella funzione di Dio. E vedere il corpo come lo vede Dio, come l'ha visto Dio all'inizio della creazione. Perché il Signore ti ha dato questo corpo? Perché te lo dona? Perché te lo conserva? Allora, se noi vediamo nella luce della volontà di Dio, tu hai una risposta. E se vedi tutte le cose a partire dal gusto o dal peccato dell'uomo, allora tu hai un'altra risposta, ma sono risposte differenti. Io credo che voi, che siete nell'ottica della fede, dovreste un poco vedere tutto di voi nell'ottica della fede. È un'esigenza del nostro spirito, è un'esigenza della nostra vocazione. Prego. Padre Costantino, leggendo sempre il Catechismo, si sottolineava la bellezza del rapporto tra uomo e donna quando avviene il matrimonio, il fatto che diventino una carne sola. Allora, questo sottolineare questo rapporto, questa perfezione quasi che si raggiunge col matrimonio, volevo capire se il rapporto tra, quando si viene a creare una famiglia, ci sono dei figli, se è più importante o la diversità di legame tra marito e moglie, tra genitore e figlio, qual è la differenza? Cosa viene prima? Se ad esempio per la moglie viene prima il marito, viene prima un figlio? Volevo capire bene questo discorso. Dice lei, non so se avete sentito bene, nel matrimonio ci sono diversi rapporti. C'è il rapporto genitore-figlio, il rapporto madre-figlio,
il rapporto padre-figlio, però c'è anche il rapporto marito-moglie. Quale viene prima? Nessuno. Non c'è un prima e un dopo. Non c'è un più grande e un più piccolo. I rapporti vanno vissuti secondo la loro natura. La natura del rapporto qual è tra te e tuo marito quando vi sposerete? Che siete una sola carne. E quindi il rapporto va vissuto da sola carne, solo soffio vitale. Il figlio se ne va, il marito resta. La figlia se ne va, la moglie resta. Il soffio vitale non finisce mai. Il rapporto madre-figlia è un rapporto anche bello che bisogna vivere, però senza togliere niente all'altro rapporto, che quello è un rapporto molto più intenso, molto più vitale, molto più essenziale per te, perché è il marito che ti fa donna e sei tu che fai lui uomo, perché tu dai a lui la paternità e lui ti dona la maternità, ti completa, tu sei madre per lui e lui è padre per te, e quindi questo rapporto non può mai venire meno. Una delle cause delle separazioni è non vivere questi due rapporti nella loro completezza, nella loro perfezione, però anche nella loro libertà, perché sono due rapporti di cui uno non può annullare l'altro. Non si possono annullare questi due rapporti, in nessun modo, in nessun caso. Però il costitutivo è sempre il primo, l'essere un solo soffio vitale, essere una sola carne, sempre. Per cui tu, tua figlia, la dovrai amare sempre come sola carne con tuo marito. È importante questo. È un cammino santo che noi dobbiamo fare, è un cammino bello. Mi auguro che voi ce la possiate fare. E questo è il nostro lavoro quotidiano, il nostro sacrificio, il nostro impegno. Prego. Monsignore, quando si è vittima nel divorzio o nella separazione, la vittima, tra virgolette, che ruolo acquista, ammesso che ne abbia uno all'interno della Chiesa o comunque nella società? No, vedi, la vittima rimane ciò che è sempre stata nella Chiesa, non cambia nulla. Ti ho detto prima che il problema non è la separazione, non è neanche il divorzio. Il problema che pone difficoltà è il risposarsi, il creare un'altra famiglia, perché non si può creare un'altra famiglia. Però la separazione per motivi gravi nella Chiesa è sempre esistita. È chiaro? Il divorzio no, cioè il potersi risposare una seconda volta nel momento in cui il matrimonio è stato valido. Tu pensa, il Papa in questi giorni è andato in Inghilterra, tu pensa che noi abbiamo perso l'Inghilterra come Chiesa cattolica per un divorzio, perché il Papa non ha voluto concedere a Enrico VIII di sposare per una seconda volta. E tu sai che Enrico VIII è stato definito dalla Chiesa
con un titolo altisonante, difensore della fede. Il Papa prima lo aveva nominato difensore della fede e poi per questo capriccio di peccato ha rovinato, diciamo, mezzo mondo. Perché non ha concesso di poter passare a seconde nozze. E questo è il problema che noi abbiamo. Non è un problema che uno non può vivere la sua, diciamo, fedeltà coniugale perché non riesce ad essere nell'unità e si separa perché... Però se si separa deve restare nell'ordine che lui già è sposato o è sposata con un'altra donna. E quindi non può rifare un nuovo matrimonio. Perché il legame naturale è inseparabile, non il legame sacramentale. Perché il legame sacramentale è un legame di grazia. La grazia ti dona la possibilità di vivere santamente. Però se voi vedete, ogni volta che avviene un qualcosa di questo genere, voi vi accorgete che manca il legame con la grazia. Andate a trovare e vedete che questo non andava in chiesa, non si accostava ai sacramenti, non pregava, non faceva un cammino cristiano. E poi che volete? Il corpo e i suoi vizi prendono il sopravvento. Per uno che fa un cammino cristiano, che vive santamente, che si impegna, che cresce, non arriva a queste cose, mai. Perché la forza della Chiesa è proprio questa, la grazia. Qui la stiamo smarrendo un po' con la grazia tutti, Perché non crediamo che la grazia sia questa potenza di Spirito Santo che riesce dove la carne e il sangue non possono. La grazia può tutto. Vi ricordate quando San Paolo si lamentava col Signore perché aveva una difficoltà nel suo corpo che non riusciva a superare? Aveva questa spina che non sappiamo cosa sia e cosa fosse, perché è un mistero. E lui si lamentò col Signore. E il Signore così disse: ti basta la mia grazia, o Paolo, ti basta la mia grazia. Se noi credessimo un po' di più nella grazia di Dio, noi faremmo un mondo nuovo. Però io vi invito questa sera a credere un po' di più nella grazia, perché la grazia è importante, è essenziale, è tutto per noi. La grazia ci dona la forza di vivere la verità nostra, la verità della nostra natura. Perché, ripeto, Dio non ha creato i cristiani, ha creato l'uomo. Prego. Padre Costantino, in Genesi ci viene spiegato che l'uomo dovrà lasciare il padre e la madre per unirsi alla propria moglie e viceversa. Ci può spiegare cosa significa in più in concreto lasciare e unire? Grazie. Lasciare che significa? Quando tu nasci sei sotto la responsabilità del padre e della madre. Sei famiglia loro, non sei soggetto di decisioni autonome, perché tutto quello che tu fai deve passare sotto il vaglio del padre o della madre. Anche se ti vuoi comprare, diciamo, un vestito, deve andare da tuo padre e dire: papà, donami i soldi perché voglio fare questo. Perché non hai autonomia, non hai dipendenza. Quando tu ti sposi, tronchi il rapporto di sudditanza, di sottomissione, ed entri in un rapporto di autonomia. Cioè, se tu e tuo marito che vi dovete gestire la vita, sei tu e tuo marito che decidete cosa fare, quando farla, come farla. Se tu e tuo marito che scegliete, che decidete, che operate, gli altri
non devono entrare nelle vostre decisioni. Mi comprendi? Vedi, la Chiesa, anche nella generazione dei figli, parla di che cosa? Di paternità e maternità responsabili. Che significa? Che tu e tuo marito, dinanzi a Dio, nella vostra coscienza, stabilite, assumendovi la responsabilità, quanti figli dare al Signore, se uno, se due, se tre, se quattro. Lo decidete voi però, e nessun altro, perché nessuno può decidere per voi. E così in tutte le altre case della vita, siete voi a decidere e nessuno può decidere per voi. Allora tu capisci che c'è un distacco affettivo, decisionale, che bisogna troncare. Perché tu sai che molti matrimoni falliscono perché non si opera questo distacco che va operato. Mi comprendi? Allora l'autonomia va costruita santamente. Questo non significa che tu debba mancare di rispetto, di aiuto, di sostegno. C'è sempre il quarto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Questo bisogna farlo. Però il soffio vitale è tuo e tu lo devi governare. Questo significa lasciare il padre e la madre, fare una carne sola, avere un altro soffio vitale che tu devi governare, devi condurre, devi costruire ogni giorno, perché ogni giorno si costruisce questo soffio vitale. Prego. Padre Costantino, avete parlato, state ancora dicendo un unico soffio vitale. Mi potete spiegare meglio? Un unico soffio vitale, te lo spiego in modo teologico, sì che tu possa capire bene. Quando il Signore creò l'uomo, dice la Sacra Scrittura, capitolo 2, che prese della terra, la impastò, però era creta, più cotta, meno cotta, passata agli alti forni, però era sempre creta, non si muoveva, era dura. Allora il Signore cosa fece? Soffiò nell'uomo l'alito della vita, il suo soffio vitale, e l'uomo divenne un essere vivente. Nel matrimonio, questo alito di vita, Dio lo dona non più al singolo. È come se lui avesse una creta combinata, composta. Ed in questa creta soffia l'alito vitale della nuova vita, della vita matrimoniale, della vita coniugale. Per cui il soffio è uno, anche se la carne è due. Ed è bello questo, avere questa immagine, che Dio soffia quando due spose vengono qui a celebrare il loro matrimonio. Ecco, Dio li prende, ne fa una cosa sola, e poi soffia questo alito di grazia, di Spirito Santo, di verità, di amore, di gioia, di pace. Dona la sua benedizione. E l'uomo comincia a vivere non più da solo, ma in due. Vedete, il mistero del matrimonio è qualcosa di indicibile. Perché vedete, nel matrimonio voi avete la perfetta immagine di Dio. Non so se voi leggete bene la scrittura. Da Adamo è venuta Eva. Da Adamo e da Eva per nascita viene il figlio.
la Trinità creata. Vai nella Trinità increata, dal Padre non viene tratto il Figlio, nasce, è generato, mistero. Dal Padre e dal Figlio, per mistero eterno, non nasce lo Spirito Santo, procede. È un mistero. Però vedi, l'unità e Trinità in Dio. Unità, molteplicità nel matrimonio. Vedi che immagine perfetta che abbiamo. Per cui c'è questo soffio di vita che poi diviene un terzo. Perché è dal soffio vitale vostro che poi nasce la vita nuovamente. Questo soffio si unisce e nasce la nuova vita, la processione in Dio, la nascita nell'uomo. Dovreste pensare a queste cose. Vedete, noi abbiamo un grande mistero che ci avvolge e questo mistero dobbiamo noi viverlo bene, però dobbiamo conoscerlo. E io questa sera sono qui perché voi tutti vi innamoriate di questo grande mistero che è il mistero della vita. Prego. Un'altra domanda. Come dobbiamo considerare la convivenza o quello che dice, quello che si chiama diritto alla prova? Cioè la convivenza prematrimoniale, come viene vista all'interno della Chiesa? Come... No, non c'è prova. La prova la puoi fare con una macchina. Se ti piace o non ti piace, poi la compri. Nella Chiesa c'è sempre stato il fidanzamento, che è un tempo congruo per conoscersi, capirsi, volersi, decidere o non decidere. Questo è tutto. Il resto non appartiene a noi, sai perché? Perché l'unione dei corpi deve avvenire nell'unità dell'unico soffio vitale che si è costituito. Se no è una menzogna. Non c'è unità, perché Dio non l'ha creata. E ciò che Dio non crea, tu non lo puoi fare, perché Dio non lo crea. E dopo che Dio lo ha creato, tu non lo puoi rovinare, perché Dio lo mantiene in essere. Quello che tu dici, nel 70 c'è stato un teologo che era, diciamo, jugoslavo, che si chiamava Tillich, mi sembra che fosse, che aveva proposto questo, sai, di sposare a tempo. Mi comprendi? La Chiesa non può avere un matrimonio a tempo, un matrimonio, diciamo, solamente contrattuale, che poi tu sciogli quando vuoi. Perché, ti ripeto, c'è questo mistero santo che è vera creazione, perché quando tu ti presenti dinanzi all'altare di Dio, lì avviene una creazione. E allora questa creazione non la puoi tu più rovinare, perché è la creazione di Dio. E questo è importante. È questo che noi dobbiamo fare. Ti pare? Non sei convinto? Cioè che cosa non sei convinto? Cioè, non ho capito il fatto della naturalità, no? Perché sulla naturalità, perché potrebbero venirmi a dire, no? Ma io mi sento di fare così, cioè dentro di me il mio corpo mi spinge a questo, perché io mi devo imporre una legge sulla mia legge? Cioè, tu non ti impone la legge, tu sei obbligata ad osservare la legge. L'uomo non è istinto, è un istinto governato.
Tu ti devi governare. Tu non ti devi imporre una legge. Devi camminare secondo quella legge che ti è stata imposta. Tu non sei da te. Io non sono da me. Non mi sono fatto io. Chi mi ha fatto in un modo. E io non mi posso fare in un altro. Allora il Signore come mi ha creato? Mi ha creato in una comunione di persone. Posso fare io quello che voglio con te? O mi devi imporre una legge? Uno che ti prende e ti violenta, perché si deve imporre la legge di non violentarti? Me lo sai dire? Dai, uno che ti violenta, perché si deve imporre la legge di non violentarti? E ma tu ti puoi fare il male a te stesso? Neanche tu ti puoi fare il male. Ma il male, vedi, non viene da una legge imposta, fatta dall'uomo. Viene dalla tua natura. La tua natura a me non mi appartiene. Ma neanche a te appartiene la tua natura. Perché appartiene a Dio. E quindi tu sei obbligata a camminare nel rispetto della tua natura, come io sono obbligato a camminare nel rispetto della tua natura e della mia pure, perché io ho una natura che mi obbliga a rispettare la tua. Anche se tu fossi consenziente, io non potrei rinnegare la mia natura. E dico, no, mi dispiace, non posso, perché devo rispettare la mia natura e questo non mi è consentito. Allora, se non partiamo da qui, non possiamo noi discutere su niente, perché ciò che è lecito per la tua natura è lecito anche per l'altra natura. E poi entriamo nello scontro, e questo è importante che voi lo comprendiate, perché se voi comprendete questo, entrate in una dimensione nuova del vostro essere e del vostro operare. Poi intervenire se vuoi. Chi vuole può intervenire, perché l'argomento è molto... Prego. Mi è stato detto, sempre in riferimento a questa domanda, e per chi non crede? Invece la mia domanda è un'altra, in riferimento alle parole che avete detto prima. Nel passo del Vangelo, secondo Matteo, quando Gesù viene interrogato dai farisei, lui dice che se chiunque ripudia la propria moglie e ne disposa un'altra, se non in caso di concubinato, commette adulterio. Quindi, attualizzando, se oggi una coppia ottiene il divorzio e uno dei due si risposa, commette adulterio? Sempre. Sempre. Una volta che il matrimonio è stato celebrato validamente dinanzi a Dio e alla Chiesa, noi siamo obbligati a rispettarlo vita natural durante. Sempre. Se esso non è stato valido per motivi diversi, perché ci sono tanti motivi che rendono il matrimonio nullo, allora in questo caso si può passare non a seconde nozze, si può sposare, non risposare, uno si può sposare. La separazione possibile non obbliga e non doni il diritto alle nozze dopo. Questo deve essere chiaro, se noi ci perdiamo. Ma d'altronde voi l'avete letto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che è così, no? Prego.
Io vorrei porre due casi estremi. Allora, il primo è un po' lungo. Due persone si sposano, donna e uomo, hanno dei figli, tutto bello nell'amore del Signore, crescono nella fede, tutto rose e fiori. Fin quando qualcosa cambia, qualcosa muta. Faccio un discorso da donna, no? La moglie vede il proprio marito cambiato, al di fuori del rapporto con lei, perché poi altrimenti c'è sempre il perdono, no? Per non cadere nella santità con la zero come l'altra volta. Però notiamo, magari una donna nota una diversità di atteggiamento dell'uomo nei confronti dei figli, che possa essere che li picchia o altri tipi di violenza, ora non sto qui a specificare. Ecco, questo è un caso in cui magari una donna, per amore dei propri figli, pure per allacciarmi alle domande di Simona, per amore dei propri figli potrebbe decidere di separarsi, magari anche di divorziare, perché c'è la necessità economica, no? Per i contributi. Però questo può essere uno di quei casi in cui la donna può anche chiedere la dichiarazione di nullità perché l'uomo si è rivelato un'altra persona? Allora, fermati qui. Ecco, il secondo caso... Lo facciamo dopo. Mi siedo. Puoi stare lì. Ok. Allora, vedi, questo deve essere chiaro per tutti, La dichiarazione di nullità è prima di venire dinanzi all'altare. Le cause devono essere prima, non dopo, perché dopo non nessuna causa è di nullità. Prima di sposarti, tu sei stata costretta, causa di nullità. Di nullità. Prima di sposarti. C'è una causa anche posteriore. L'incapacità di poter compiere l'atto coniugale. Questo prima non lo sapevi. E quindi si può accedere al tribunale, ma perché non lo sapevi. Però se l'uomo lo sapeva o la donna lo sapeva, ha taciuto e quindi ha detto qualcosa che non... Oppure la volontà di non avere figli. Anche in questo caso tu puoi entrare, diciamo... nel diritto di poterti risposare perché un fine primario del matrimonio è anche la paternità e la maternità. E se... per cui i casi sono prima, non dopo. E se in questo caso l'uomo era... In questo caso... magari c'è una instabilità mentale che la donna non sapeva. In questo caso c'è... No. E che poi si è rivelata. Se prima o dopo... Quindi se prima si fosse rivelata e magari la donna non era a conoscenza... Non era a conoscenza, ma in questo caso sì. È tutto un altro discorso. Però è sempre prima, non dopo. Dopo, nel momento in cui tu dici il sì, inizia una nuova vita. Tu, per esempio, aspiri a un uomo mirabilmente sano. Il giorno dopo, in un letto per 50 anni. Mm-hmm. Che fai? Lo devi tenere. Perché la tua carne, dopo, non vale. Il prima sì, il dopo no. Perché dopo sei una sola carne. E dobbiamo ragionare secondo la fede, se no ci perdiamo. Seconda domanda. Questa volta mi trasformo in un uomo islamico. Non sono una donna cattolica e mamma, sono un uomo islamico. Sono una persona che per la mia attuale religione vive in poligamia. Tutto felice, tutto sempre tranquillo, fin quando mi rendo conto che la verità è nel Vangelo cattolico, quindi la Chiesa cattolica, cristiana. Siccome questo è anche un caso in cui viene fatto presente nel catechismo della Chiesa cattolica, però non l'ho capito bene, come poi quest'uomo si deve comportare nei confronti delle mogli? No, vedi, il problema è molto serio. Quando tu ti sposi con un'altra religione, con una persona di un'altra religione, la persona dell'altra religione è obbligata ad accogliere le condizioni della tua fede. È per diritto questo, perché altrimenti non può venire il matrimonio. Se io non rispetto
Ammettiamo che io sono un buddista, voglio sposare un cristiano, una cristiana. Se io non rispetto la tua fede e le condizioni che pone la tua fede, io non mi posso sposare con te. Allora, quali sono le condizioni della mia fede cristiana? Il matrimonio unico è indissolubile. Una sola donna, un solo uomo. Per cui io non posso avere sotterfugi o retropensieri. Devo avere questa certezza di quello che sto facendo. E mi devo assumere le responsabilità. Ma anche quando tu ti vieni a sposare con un cristiano, la Chiesa ti manifesta quali sono le tue responsabilità. Perché è sulla conoscenza di quelle responsabilità che la Chiesa celebra il tuo matrimonio. Perché se tu non assumi quelle responsabilità, la Chiesa ti dice no, non puoi celebrare il matrimonio. Perché mancano le condizioni. Allora, la condizione per celebrare un matrimonio misto è proprio questa, accettare le condizioni della parte cattolica. Per cui lui deve sottofirmare che accetta tutto quello che è. Infatti, quando tu fai il processetto matrimoniale, in una delle domande, vuoi il matrimonio come unico e indissolubile? Ti impegna la fedeltà per tutta la vita? Hai pensato mai al divorzio? Lo escludi? Sono condizioni. Se tu queste condizioni non le rispetti, io ti devo dire non ti posso sposare. Va bene? Prego. Signore, abbiamo detto che la Chiesa ammette la separazione. Nel caso in cui ci dovesse essere una separazione tra due persone, i figli, che ruolo occupano? Cioè, chi si deve occupare della loro educazione tra i due genitori? Questo è un problema molto serio. Vedi, una volta che si concepisce un figlio, allora per il figlio uno deve essere anche capace di andare in croce, perché il figlio non può essere separato né dal padre né dalla madre, perché il figlio ha bisogno sia del padre che della madre, e questa è una legge santa, legge di natura. Noi partiamo sempre dalla natura, vedi? Il padre e la madre sono la vita del figlio, come la vita fisica, ascoltatemi bene, come la vita fisica di un bambino viene dalla madre e dal padre, così la vita spirituale, la vita affettiva, la vita sociale, la vita familiare, la vita anche culturale, la vita formativa viene dal padre e dalla madre. E dove il padre e la madre non vivono in comunione, il bambino cresce male, diventa disadattato, manca qualcosa nel suo crescere. Ecco, questo vorrei che voi capiste bene questa sera. Vedete, il matrimonio è l'impegno di una vita. Ma perché si arriva a questo? Si arriva a questo perché ci distacchiamo dai legami della grazia di Cristo. Che significa sacramento? Sacramento significa che il Signore ti dona una grazia particolare perché tu possa vivere gli impegni che ti assumi. Li possa assumere tutti. Li possa vivere tutti. Però la grazia, io lo sto insegnando ai fratelli presbiteri, la grazia si esaurisce, la grazia è come il pane. Se voi oggi avete mangiato bene, questa sera avete fame, perché il corpo esaurisce l'energia che voi date. E così è la grazia di Dio.
si esaurisce in noi e poi non ce la facciamo. Mentre se noi ogni giorno cresciamo nella grazia, cresciamo nella verità, cresciamo nelle virtù, cresciamo nella pazienza, cresciamo nel perdono, sempre perché la grazia ci sostiene, allora voi vedrete che il matrimonio riuscirà bene. Però osservate tutti i casi di fallimento di matrimonio e vi accorgete che alla base c'è un fallimento del nostro cristianesimo. Siamo falliti come cristiani e fallendo come cristiani falliamo anche come uomini e come donne unite nel matrimonio. Adesso chiudiamo perché è giusto chiudere. Ringraziamo il Signore di questa bella serata. Se ho detto qualcosa che non avete capito, sono qui a vostra disposizione. Potete chiedere sempre, ci sono altri presbiteri a cui vi potete rivolgere. Però vi lascio con la frase principale di questa sera: Dio non ha creato i cristiani, ha creato l'uomo. Va bene? Dio non ha creato i cristiani, ha creato l'uomo. Siate ciò che Dio vi ha fatto. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo la Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Regina della Pace, Madre della Redenzione. La prossima volta il tema è la sessualità, omosessualità e transessualità. Il tema è stupendo. No, lo tratteremo bene, con santità e con orgoglio. Prego. Ringraziamo Monsignore per questa chiarezza teologica, per voi che ovviamente e ovviamente il ringraziamento va anche a Cettina che è stata un po' anche la promotrice di questi incontri. E ringraziamo Don Carlo che ci ha permesso di connetterci al suo sito. Da quest'oggi abbiamo inaugurato anche questa bella tecnologia, d'ora in poi anche col consenso sempre di Cettina, e potremo anche i momenti formativi proporli online. Giusto per la informazione, questa sera si sono connessi, senza che nessuno ne sapesse nulla, 60 utenti. Quindi 60 utenti significa 60 sedie. Ci ha inviato anche il messaggio Tommaso Mazza da Trento. Vi stiamo vedendo da Trento. Quindi salutiamo tutti quanti. Buona serata.